Salve a tutti ragazzi, sono l'Orcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Mi scuso già per il ritardo, che so che ne sto mettendo pochi, ma è stata una settimana full coaching e per quanto il coaching sia gratuito, almeno lasciatemi gongolare delle soddisfazioni che mi stanno arrivando e non sono poche e mi nutro di queste cose. Comunque, tornando al discorso che sono in ritardo, diciamo che sono una di quelle cose che fa rima che se la sera siete un leone, la mattina non siete un maccaleone, non so di quello di cui sto parlando. Andiamo ad analizzare queste mani di Mr. Crab, con cui sono anche in leggero ritardo, in ritardo perché è una read che volevo passargli la settimana scorsa, poi a quanto pare le cose si sono accavallate e sono tristemente in ritardo, anche perché questo il nostro hero aveva bisogno decisamente di essere, intravisto un po' prima che capitassero queste vaghe sessioni. Comunque andiamo a capire un po' cosa sta accadendo al nostro Mr. Crab, giocatore del club, se non sbaglio è settato 48%, per cui abbiamo read mensile. Questa è un po' in ritardo, come potete immaginare, vista la data odierna, ma mi scuserete se uno su 200 faccio danni, mi dispiace che il breve periodo abbia colpito il nostro hero. Comunque vediamo già dal grafico che abbiamo una linea rossa piuttosto negativa, con diversi momenti in cui invece mantiene questa forma. Guardando però le stats, non credo sia una ricognizione, ricognizione non ha alcun senso, una ricostruzione del range di bluff eccetera, infatti noto una linea di overplaying da parte di hero di cui parleremo a breve. Comunque è naturale che se perdiamo addirittura 5 quadretti di linea rossa e ne perdiamo 5 di linea blu e ne vinciamo 5 di linea blu, sostanzialmente siamo vittime della run, per cui non avremo molto controllo su quanto accade. Possiamo immaginare, se avessimo perso due sole di linea rossa, quanto profitto invece avremmo avuto in queste mani. Andando a vedere infatti la linea generale, partiamo pure dall'ad che abbiamo su nostro hero ed eccolo qua. Abbiamo sicuramente una linea di forbet piuttosto buona, ma andando a vedere lo spot generale in realtà è un forbet piuttosto overplayato, anche dovuto un po' alla run e un po' al mindset che lo stesso student mi diceva aver avuto qualche momento vagamente di crisi. Abbiamo un range di squeeze nel lato basso, non basso come i nostri avversari. Se vediamo questo Zim, giocatore ABC che squeeze forbet all'1 e squeeze all'1 e forbet a 0,4, né dal lato di Max, che è un altro giocatore che non sa cos'è il 3-bet, il 4-bet, lo squeeze eccetera, quindi in realtà rispetto alla popolazione non è così terribile. Però se stiamo 3-bettando così tanto e squeezando la metà del nostro range, non abbiamo ancora ben capito, o perché sostanzialmente non l'abbiamo mai studiato, come si compone un range di squeeze, che anche a Nonimi 2 può dare le sue soddisfazioni. Un range posizionale non è così male, sicuramente stiamo difendendo troppo contro 3-bet, da qui problemi di linea rossa, problemi di linea blu eccetera. La linea di difesa contro i bui è abbastanza buona, stiamo foldando un po' troppo i bui, ma in realtà almeno stiamo costruendo una linea di difesa già matura, già a questi stake. La linea di cibetta è troppo sbilanciata, 60-60-60, cioè mettiamo troppo tutte le strade, overplayiamo il nostro range. Infatti mi accennava Mr. Student, che tramite messaggio, che si trovava ogni tanto a fare qualche sessione su Stars e si trova addirittura meglio col field di Stars rispetto a quello di People. Ora questo è un po' un abominio dal punto di vista dell'estrazione del margine, dello sfruttamento della skill eccetera eccetera, perché se noi qua abbiamo due reg, uno è il più nitty della storia del poker ABC, l'altro è un giocatore super ABC 20-10-1 e l'altro è Mr. Fish Predator, che ha sbagliato epoca e periodo storico, è chiaro che possiamo estrarre estremamente più margine da tavoli di questo tipo piuttosto che dai tavoli di Stars, dove se già ragniamo 2-3 BB100 siamo abbastanza in gamba rispetto a quello che facciamo. Qua se non ragniamo a 20 BB100 qualcosa di male è accaduto. No, non è vero, il BB100 è una stazza di lungo periodo, non overtinchiamola. Comunque la linea è impostata in una linea troppo agra, 75-75-500 nei tribettati, 60-60-60 nei single raised. Stiamo praticamente giocando un range impostandolo prima ancora di sederci al tavolo. Preflop tribettiamo un po' troppo, pot pot push, bot bet bet raise, check push, rimaniamo con 20 cent, foldiamo river. Ho visto diversi di questi spot, è una linea preimpostata. Mi raccomando, il poker è sostanzialmente un gioco di persone, cerchiamo di giocare prima loro e poi noi. Se il giocatore, come quelli di questi tavoli, tendono a giocare a livello di pensiero 1, qui abbiamo trovato un tavolo molto più skillato del normale tavolo di No Limit 2, nel senso che abbiamo dei giocatori vagamente pensanti, se loro giocano a livello 1, noi basta che ci metteremo a livello 2, che giocheremo le loro prima delle nostre, non le nostre in un certo stile. So che i giocatori che vengono da Stars sono veramente impostati in una linea di overplaying range che è sempre quella, e lo fanno tutti, non fanno altro che scambiarsi le chip. Non tutti, non vorrei sembrare troppo polemico nei confronti dei giocatori che hanno semplicemente avuto un retroterra sociale particolare, ma come non possiamo prendercela con certe popolazioni che hanno, non so, il furto come cosa che si insegna ai bambini, però non possiamo neanche giustificare questi bambini che rubano solo perché sono stati cresciuti così. A un certo punto si prende consapevolezza di quello che facciamo, e è meglio che sia prima piuttosto che poi. Dopo aver fatto questo discorso assolutamente no sense, andiamo a vedere un po'
le stazze anche nella linea generale, posizionale. Abbiamo già accennato al fatto che difendiamo un po' troppo contro Tribet, che ci mettiamo un po' troppo in tutto il nostro range, in tutte le street. Abbiamo una river call efficiency decente, ma un went to showdown veramente alto in tutte le posizioni, 33, 36, 37, 35, è veramente troppo troppo alto. 30% avrebbe anche senso in certi field, in questo field abbastanza poco. Se noi avessimo per esempio 25, è chiaro che sarebbe abbastanza basso e saremmo molto exploitabili da chi vuole exploitarci. Ma se il giocatore medio, insomma, è piuttosto cieco, muto, sordo, non ti vedono, non ti sentono, non dobbiamo preoccuparci troppo, dobbiamo giocare più, diciamo, sui nostri avversari. C'è da dire che queste sono 20.000 mani in even, c'è molta, molta run anche dentro a una linea di questo tipo, ma noi sulle cose su cui non abbiamo controllo non ci interessa neanche troppo ragionare. È chiaro che la run, il roll, il mindset, le skill sono tutti concetti che dobbiamo fare nostri, però non dobbiamo mai overthinkare i risultati di breve periodo. BB100, eccetera, sono stats che richiedono veramente troppe tante mani per avere senso e non dobbiamo mai, diciamo, perderci in concetti su cui veramente non abbiamo il controllo. E sicuramente dovrò fare, credo, una registrazione in due parti, perché le mani che ho marcato sono diverse e se ne faccio in una sola succederà un po' un disastro, quindi più o meno arriveremo adesso 10 e le seconde metà le vedremo nella prossima registrazione, anche perché sennò non mangio più, oggi è sabato e se sto facendo queste ride oggi dovete immaginare che è tutta la settimana che ne faccio. Comunque flattiamo solo a cap in uno spot molto molto deep, questo è un tavolo di Nolimi 2, siamo 250 per contro un giocatore 250 per. Problema, il giocatore 250 per è Borzo Joker, che apre l'80, il 100, 1000% delle mani, apre il 50% e overbetta. Giocatori di questo tipo hanno il classico range depolarizzato, è un concetto che ogni tanto devo mostrarvi perché è una read molto facile da fare su questi tipi di giocatori. Se giocano metà e metà, se loro aprono metà delle mani, chiaro che non apriranno esattamente queste, però cosa tendono a rilanciare? Combo di assi, di K, di Q, di jack, di 10, di carte alte. Cosa ho fatto? Misclickaments, ok, è un buon modo per continuare il filmato. Generalmente hanno questa parte di range quando rilanciano, cioè questo tipo di carte, assi, K, banane, cose del genere. È chiaro che quando invece chiamano tenderanno ad avere la seconda metà giocando loro il 100% delle mani. È una cosa molto semplice, cioè su certi board sono più minacciosi quando hanno chiamato, su altri board sono più minacciosi quando hanno rilanciato, eccetera. Se noi pensiamo al suo range di rilancio in questo spot, onestamente asso K è qui e se noi non rilanciamo stiamo perdendo veramente troppo value, veramente contro top, troppe combo. Vedete quante combo di assi, quante combo di K, non so perché ho tolto anche le donne, non ve lo so dire, quante cose battiamo, quante ci battono del suo range, una combo, sei combo di un range di 1300 combo, per carità cerchiamo di estrarre value. Chiamare solo qua è reato, nel senso che, per carità, so che la mano è un po' particolare, siamo veramente molto deep, ma contro un giocatore come Borzo Joker dobbiamo giocare le sue, non le nostre. Tribettare qua era super mega iper fanta standard. Comunque su questo board il nostro up betta va addirittura all'indiretto, noi addirittura difendiamo partendo da un piatto veramente piccolo e l'abbiamo voluto fare. So che era difficile foldare contro un giocatore del genere, ma un conto è bloccare preflop 3 miliardi avanti al range, un conto è post flop dove siamo ancora abbastanza avanti al range onestamente, ma noi dobbiamo mettere addirittura 5 euro su un piatto di 1 euro al no limit 2, quindi abbiamo creato la situazione ottimale per finire addirittura sotto EV contro un giocatore di questo tipo. Poi l'asso è dalla nostra e però se ci pensiamo noi qua peschiamo un equity che sarà vicina forse al 15% con il nostro asso solitario, quel K che non bastava e un render under di colore, quando preflop avremmo giocato un colpo all'80% al nostro favore. In questo spot io ho giocato sì la lettura, ma diciamo impostato malissimo, molto male il suo range. So che preflop è un'apertura 25 per con 250 BB dietro, è uno spot estremamente strano, ma contro un giocatore di questo tipo mai paura, stringiamo un po' magari i nostri range, ma cerchiamo di estrarre il massimo del valore. Comunque alla fine, ah sì, equity 17 non 15, è un dettaglio direi. In quello spot diciamo che Hiro poteva sicuramente giocare la mano in maniera un po' migliore. In questo spot puniamo 78 limper e questo è già un tavolo che già più assomiglia ai normali tavoli di No Limit 2 di questo stake. Apriamo con una size abbastanza corretta, ci chiama un giocatore 60-10-1 che folda il 73% al flop. Mi raccomando, legare il profilo di questi giocatori. Sul fish, sul giocatore occasionale, fish non è, non pensate che sia una connotazione negativa barra insulto, è uno stadio del nostro percorso pokeristico, tutti siamo partite come dei fish, è come prendersela con neonato solo perché poverino non riesce a parlare, e te credo, se parlasse a quella breve età probabilmente sarebbe
motivo, diciamo, di analisi. Comunque questo bot, decidiamo di bettare, ci sta, giocatore, un giocatore che folde 73, folderà spessissimo, per cui aumentiamo sicuramente il range di bluff. Raise flop ci bet di un giocatore 60-10-1 che folda il 75% del flop. Praticamente, a parte che ho appena distrutto il microfono e quella è una cosa secondaria, praticamente Oppo ci sta dicendo di avere qualcosa, e se ha qualcosa qua di certo, qualcosa che batte il nostro asso alto. Mi raccomando, il profilo del giocatore 60-10-1 73 di fold non ha assolutamente nessun tipo di senso bloccare in uno spot del genere contro uno spot deep stack eccetera. Comunque qua io addirittura rilancia all'in Shamalaya, dobbiamo pensare a questo pot, il pot è 30 cent e noi ci stiamo giocando 2,14 euro contro un giocatore 60-10-1 che folda il 73%. Questo è assoluto overplaying del range, assolutamente mai farlo. E poi non possiamo piangere se Villan ci gira 9-2 suited, che è estremamente nel suo range e entra nel suo, diciamo, nella costruzione della sua mano. Ce l'ha veramente, quante combo di 9 ha con un giocatore del genere? Ha un 60-10, ha il limp collato pre, per cui se ci pensiamo il 10% l'avrebbe rilanciato, il 60% l'avrebbe chiamato, molto circa. Quindi diciamo che gli possiamo togliere alcune combo, che sono queste, più o meno quelle che avrebbe rilanciato, e sappiamo che più che queste tende a giocare le carte suited, sappiamo che questi giocatori fanno così, dobbiamo arrivare al 60, per cui non stupiamoci se ci gira any suited in questo spot e tutte queste carte medie, e quindi potrebbe girarci anche combo di questo tipo. Quante combo di 6? Proviamo ad andare a vedere in giallo, combo, no, cos'era, un 9 il board, non un 6, c'era un 9, un 6, non importa, non ha molta importanza, però se veramente fosse 9-6, quante volte può avere il 6 questo giocatore? Tipo queste, quante volte può avere un 9? Tipo queste, circa queste, più queste, più queste, forse a 9 l'avrebbe lanciata, ma non credo. Quante volte invece noi possiamo avere un 9 in questo spot? Praticamente possiamo avere solo 9-9 e forse a 9 se stiamo un po' giocando un po' troppo agri magari, ma non dobbiamo stupirci se Villan ci gira a 9. Adesso non ricordo neanche che mano ha girato Villan in questo spot, comunque gira K9, questa non è una bad beat, non è un cooler, non è un colpo di sfiga, non è che noi giocavamo 80-20 e Villan ha avuto fortuna perché ha preso il 9, noi dovevamo sicuramente avere una lettura più precisa su questo player e tranquillamente foldare questa mano. Mi raccomando, overplayare così le carte, cioè giocare le nostre e non le loro, soprattutto contro giocatori così, ma anche contro i giocatori che riterrete poi più bravi in futuro, il loro livello di pensieri dinamici, il loro range che si contraddattano, è un gioco veramente molto vivo il poker, ed è una cosa che mi piace cercare di trapassare, insomma, ai giocatori che passano per il club. Qui non dobbiamo giocare le nostre, ma dobbiamo giocare le loro. Questo ragionamento su chi hita di più, chi ha più o meno, chi ha più, chi ha di meno, serve principalmente per creare, diciamo, una linea di gioco matura e motivata sui nostri avversari. Vedete quante volte Hiro perda proprio con questo tipo di mani. Qua non vediamo la mano di Hiro, ma la vedremo a breve, e potremo immaginare dopo, anche per for science, per capire cosa avrà qua Mr. Crab. Questa è una mano che mi è stata mandata da questo altro giocatore che vedete qui al tavolo. Comunque Hiro rilancia, chiamano due giocatori, ci betta una size piuttosto bassa, mini raise flop ci bet di un 70-30 che folda il 40%, mini raise flop ci bet, dobbiamo sicuramente mettere nota su questa cosa. Call di Hiro, già pensiamo al nostro range di call in questo spot, e questo turn è un jack x, check, bet con una size abbastanza alta, all in di Hiro, call prima ancora che Hiro giri la mano. Comunque è un asso K a caso su un board 9, jack, 10, 7, 2 fiori eccetera eccetera, che colpisce molto di più il range di call di Frosa del nostro range d'apertura. Un altro asso K giocato abbastanza random, Villan ci gira 9-2 completamente nel profilo di quest'oppo che gioca il 100% delle mani. Cerchiamo di prendere nota, probabilmente è nato nel 92, non è colpa sua. Tra l'altro vedete come questo Villan in particolare sia riuscito ad arrivare a 500 per, ma noi abbiamo corretto il suo errore. Praticamente se lui veramente ci avesse portato via 5 buy-in sarebbe stata la sua giornata, ma sono cose che capitano, perché un giocatore così, se è arrivato a 500 per, altri 90 sono morti in maniera orribile, raccapricciante. Non è solo merito suo, ma anche merito degli altri che si sono sacrificati perché la sua equity potesse veramente realizzarsi. Metteremo sicuramente nota comunque su questo giocatore, è solo cosa utile. Non cerchiamo di prendere scuse, ma no, il giocatore è op, è fish eccetera eccetera, non prendo nota su di lui, è da donk di pensarla così. Il giocatore occasionale è un giocatore come tutti gli altri, è una persona, se noi siamo contro di lui e gioca 100 per, cioè 500 per, io voglio avere più note su di lui di quante ne avessi io nel mio libretto disciplinare alle medie, e non credo fossero proprio tantissime, ma ne voglio sicuramente più di lui. Possiamo mettere la nota estesa, potrebbe essere call preflop 9-2 off, non ci interessa nulla, questa nota è in linea col suo profilo, possiamo anche non metterla. Quello che ci interessa a noi è mini raise cbet, MRCB,
92 off su board 998, oppure mini raise bet strong, bet small and strong. Dobbiamo prendere una nota che sia veloce da leggere, sia veloce da prendere. Non possiamo perdere 3 ore a prendere note specifiche su questi giocatori. Chiama per flop con 92, mini raise a flop ci bet col tris su questo board coordinato per poi puntare 2/3 turn, mini MRCB trips virgola 2/3 value turn, fine della nota, presa tutta. Comunque mini raise con questa mano, se vogliamo anche mettere la size return che è 3/4 turn value, giusto per capire, per legare una size a un range di un giocatore che gioca l'80% delle mani. Una nota su un reg, per esempio prendiamo questo velenoso che è un giocatore molto nel lato chiuso, è facile da giocarci contro, sono profili di giocatori molto molto comuni, non ci servono praticamente mai note su questi giocatori, giochiamo il profilo del player, non troppo. Certo è che giocheremo più mani contro velenoso di quanti ne giocheremo contro Frozak, perché Frozak è un giocatore che non incontreremo così spesso al tavolo, ma finché siamo al tavolo con Frozak, questo è un giocatore che per quanto sia sopra di 3.000 milioni di euro perde comunque 43 euro, e in queste mani in database ha vinto 5 buy-in. Se è un giocatore così perdente che fa meno 140 BB100 vincendo 5 stack in questa sessione, per capirci, la nota su questo giocatore potrebbe valerci 100 BB, contro un giocatore come velenoso potrebbe valercene 2 o 3 ogni 1.000 mani, e va bene, magari qualcosa di più. O chiaramente sto cercando di portare acqua al mio mulino, perché sono un produttore di farine vegetali, per cui cerco di argomentare usando cose random, ma dovete capire l'anima di questo discorso. Non è questione di prendere meriti, di fare gli altezzosi, di dire ah io vengo da Stars, sono il migliore. No, non sto dicendo che Mr. Crab lo faccia, no, sono già più bravo di tutto il mondo, non ho bisogno di fare niente. Take it easy bro, siamo No Limit 2, siamo No Limit 5, stiamo ancora migliorando, sempre avere la giusta arroganza sportiva per capire contro chi abbiamo mai margine eccetera, ma sempre anche l'umiltà giusta che ci permetterà di migliorare e prendere sempre più info sul nostro gioco e migliorarci ad ogni situazione. In questo spot comunque io di nuovo overplay a parte del suo range, che sia un po' di tilt, che non lo sia, questo non è assolutamente importante. Mr. Crab chiama fuori posizione da small blind, di nuovo non sappiamo con che mano, comunque check, call, bet, mini raise turn, call, all in, call, e il Hero gira 4-4. Ora questa mano l'ho segnata per principio, in realtà qua siamo in uno spot interessante, possiamo anche voler chiamare per flop, possiamo anche voler difendere questo flop, già il turn stiamo difendendo un po' troppo, ma se noi pensiamo alla nostra mano, al river per esempio, cosa ci può chiamare Hero, villain, Renchi, che è comunque un mega fish, nel senso gioca 90-20, è un overplaying, anzi no, non è un overplayer, l'overplayer in questo caso è Mr. Crab, che prende il suo range, lo gioca in maniera troppo agra, un po' random. In realtà Ramci è proprio un agro spiwi a caso, che gioca a caso con mani a caso, ma se noi puntiamo su questo river, da cosa prendiamo valore? Forse qualche combo di asso alta che potrebbe addirittura chiamarci, va bene. Da cosa invece facciamo foldare di mani che ci battono? La coppia di 5 non folda, il K non folda, il Q non folda, una coppia media non folda. Abbiamo preso una mano a caso e l'abbiamo trasformata in bluff, forse non in value. Quindi praticamente abbiamo preso, per capire la differenza tra un overplay e range, che ha un range e lo overplaya, per cui se noi pensiamo qua, il Mr. Crab potrebbe arrivare a river con un range di questo tipo, overplayando potrebbe arrivare a bettare combo di questo tipo, qualche combo magari di middle pair che ha colpito su un board col 9, qualche combo di magari 4 quinti colore missato, ma difficilmente a meno di asso alta a river. Invece un agro spiwi che betta a caso generalmente ha una cosa come il 90% di VPP, ne betta il 70-70-70, arriva a river con un range percepito di questo tipo, può avere jack alta, 10 alta, può avere 9 alta, può avere tutte queste combo, quindi il range di river bet, che può essere vagamente simile, in realtà ha un valore assolutamente diverso. Ramci è un giocatore che, se chiamiamo con asso alta, vinciamo abbastanza spesso su un po' di un euro. Se lui betta un euro abbiamo read che quella size corrisponde a un range più debole, perché lo bluffa magari con quella size, già l'asso alto vincerà più del 33% delle volte. Poi ovviamente dipende dai board, è chiaro che su un board 6-4 5-2 9-8, un board di 6 carte è una cosa molto possibile, ovviamente il nostro asso alto varrà un po' meno che su un board KK Jack 10-10, una cosa simile, ma è per ragionarci sul concetto. Ramci quando betta river generalmente ha meno di asso alta, invece Mr. Crab quando betta river generalmente ha più di asso alta, eppure la tendenza è la stessa. Mi raccomando, sono ragionamenti interessanti che ci permettono di diventare giocatori più completi. In questo spot Hero a KQ rilancia, in questo spot poteva forse rilanciare un po' di più, l'imprese di un
di un 50-10 random relativamente aggressivo, chiamiamo in posizione, ha senso, però mi raccomando l'impraise di questi giocatori, o sono copie o sono carte alte, difficilissimo che sia un proprio air totale. Betta la prima, possiamo voler difendere, ok, cerca la seconda, cerchiamo, betta l'ultima, a questo punto cosa battiamo? Un asso? No. Un Q? No. Smezziamo. Un jack? No. Perdiamo, praticamente battiamo solo magari un paio di combo random di 10-10, 8-8, forse mani così, contro tutte le altre siamo praticamente sotto un treno. Qui difendere vuol dire difendere solo perché tanto abbiamo la donna, ma se ci va bene smezziamo, perché in questo spot neanche giochiamo il kicker, dovremmo decisamente pensare di foldare. Villa ci gira con jack e eravamo sempre sotto un treno. Attenzione, fra l'altro la mancata bet al turn mi fa addirittura pensare al value. Qui abbiamo giocato di nuovo la nostra e non la sua. Vogliamo mettere nota su Lumon, su come ha giocato Q-Jack? Sì, possiamo farlo, ma non è proprio una nota super interessante. Vediamo questo spot dove di nuovo Hiro si trova a overplayare. Rilancio under the gun della nostra La Capra Gagliarda, che ha il topnick.it respect, bro, respect. Comunque è un giocatore che apre 16 UTG, siamo folda 60-60, per cui non è un giocatore che folda particolarmente tanto. In questo spot Hiro overplaya, inizia già tribettando una mano un po' nick. Se noi pensiamo al nostro range di bluff contro la Capra, possiamo magari avere un range di bluff un po' più ampio in certi altri spot, ma onestamente è un giocatore che difende anche abbastanza bene. Onestamente non vedo perché dobbiamo avere un range esploitativo troppo sbilanciato contro questo specifico giocatore. Mi stupisce un po' vederla a Nolimit 2, perché l'ultima volta in parete l'ho vista al 5, ma non è un giocatore del club, quindi già il range preflop è un po' troppo nel lato loose. Poi riceviamo fra l'altro un call di un giocatore alla nostra sinistra, cool praticamente garantito. Chico è un giocatore che gioca il 60% delle mani, e Capra qui in questo spot non potrà che difendere la maggior parte. Saremo fuori posizione con una mano molto debole che si basa molto su una linea di bluff. Non mi pare che la Capra Gagliarda sia un giocatore che se la fa raccontare post flop, tende a foldare, forse anzi tende a difendere veramente troppo. Mia cara Capra Gagliarda, ragioniamo un po' sui range di difesa e sicuramente diventerai un giocatore alla grande. Betta la prima su questo board, ok, non otteniamo il fold. Bettiamo la seconda, ok, a questo punto non abbiamo più un soldo, vaschiamo river, 60 cent su 3 euro, come se potessimo avere fold equity in questo spot. Il problema non è neanche troppo la linea posta, il punto è solo che siamo trovati su un piatto troppo grande. Abbiamo un range di bluff, sì, può avere senso ovviamente, però onestamente qui l'overplaying range ci è costato un bluff al river senza una fold equity, perché se Oppo qua, se Villan qua deve chiamare nulla. Adesso torniamo un attimo qua per vedere le odds di call. Villan deve mettere 60 cent su un pot di 6 euro, gli basta vincere il 10% delle volte. Come può Hiro Villan qua foldare anche una mano come 10-10? A questo punto anche qualche combo di AK ci sarà nel range di mister, per cui onestamente sarà difficile foldare praticamente nulla, non so bene in questo spot. In questo spot Hiro di nuovo overplayato, la Capra fra l'altro ha solo poker, perché comunque non se la fa raccontare in questo spot, e va bene, non importa molto la mano specifica, ma non riesco a pensare a un range di fold. Hiro, la Capra forse perde un po' di value non raisando jack-jack in questo spot, con un minimo di read forse ha missato un po' di value, ma non siamo qua a leggere questo giocatore. Comunque in questo spot limp per due giocatori, non rilanciamo asso 10. Ora pensiamo al range di limp call di questi giocatori, un 30-0, un 50-10, giusto per ragionare. Ragioniamo sul 50-10, che è un giocatore molto comune. Il 50-10 tende a giocare circa così, giocherà circa un 50% delle mani, circa qualcosa in meno, tenderà a rilanciare approssimativamente un 10, diciamo qualcosa di questo tipo. Un range del 10% potrebbero essere circa queste carte qua, circa, e qualche coppia, qualche asso X, sì, qualcosa di questo tipo tenderà a rilanciare. Le altre carte tenderà più a chiamarle, sappiamo che più spesso magari rispetto a questa, più carte suited, carte medie, varie carte che possono divertire anche il giocatore più, più incallito. Diciamo che questa blu può essere la sua parte grosso modo di call, quella rimasta in bianco qua in alto è grosso modo la sua parte di rilancio. Ora pensiamo ad asso 10, quando questo giocatore limpa generalmente tende ad avere questi assi. Li seleziono un attimo col giallo, giusto per capire quanta parte dominiamo del suo range di limp call. Questi sono i 10 gli assi, e qua andiamo a vedere quanti 10 dominiamo nel suo range di call. Ci sono questi 10 e ci sono, no, questo 10 non c'è, e ci sono questo 10 e dove sono finiti gli altri, basta, e questa combo di 10, queste combo di 9, praticamente queste combo di assi
e che ci sono anche queste. Queste sono le combo di assi, le combo di 10 che dominiamo nel suo range di lame call. Praticamente, se noi pensiamo a quante combo ha, se avesse rilanciato, avrebbe praticamente sempre avuto una combo di asso migliore della nostra, una combo di 10 migliore della nostra, un po' improbabile con asso 10, ma generalmente dominiamo anche tutti i suoi assi di lame call. Per cui non punire il limper di questi giocatori con combo di questo tipo è come non tribettare un giocatore che apre magari, non so, il 45% delle mani. Se noi non tribettiamo a K in quegli spot, stiamo perdendo un sacco di value. Stesso discorso se non puniamo i limper con queste mani. Teniamo il piatto molto piccolo, già preflop è un errore, non bettiamo neanche la prima contro un giocatore molto molto passivi. Abbiamo Harry che sembra essere un giocatore che riverbetta abbastanza, ma al flop vedo solo passività in generale, 0-3, 0-2, giocatori passivissimi, non prendiamo value. Tarno andiamo bettando, ci colla, river all indiretto, ok, non possiamo foldare, GG. Ma il concetto di questa mano è che preflop missiamo infinito value, flop missiamo infinito value, tarno, ok, miglioriamo tantissimo, bettiamo, river siamo costretti a chiamare, non dico che voglio foldare contro un giocatore che riverbetta 74, che sembra chiaramente un giocatore piuttosto nel lato aggro-ignorance, ma non perché l'ignoranza sia una colpa, l'ignoranza è uno stato della crescita, all'inizio non sappiamo le cose, non siamo assolutamente colpevoli, ma abbiamo chiamato 2 euro su un pot di 12 cent, 18 cent, che invece il pot avrebbe potuto essere molto molto più grande, la nostra equity richiesta avrebbe potuto essere minore. Villain ci gira su 2, ma questo non è un cooler, preflop abbiamo missato infinito value, se avessimo broccato su un piatto molto più grande, avremmo avuto semplicemente maggiore equity, avremmo perso lo stesso ovviamente, ma non è da questo che dobbiamo trarre insegnamento. E cos'è successo? Adesso qua Warrior ha foldato con Q? Ah no, Q9, ok, ma non ci interessa. Allora apriamo una mano che ancora non conosciamo da Small Blind, 50, 10, 1 che folda il 60%, non ha un river bet, non ha una bet verso Smith, donka qualcosina, giocatore nel lato passivo stationary, ok, ci chiama, bettiamo la prima, ci colla, bettiamo la seconda, ci mini raise a turn, ce la facciamo sotto? No, mandiamo la vasca, sciamale, yakiama, villain gira QQ, cioè Hero gira QQ. Capisco anche io in questo spot, ma ragioniamo sul range di 1-4-5-1-4-5-6, che praticamente è un bot. No, non è vero che è un bot, probabilmente questa è la sua password, ma lasciamo stare. Ora pensiamo al range di call e di raise di questo giocatore, è un 50-10 che fonde 60% aggressività 1, mini raise a turn. Cosa ci fa in mano villain? Come ragiona villain? Villain gioca a livello di pensiero 1, nel senso che gioca le carte, gioca principalmente un'emozione, nel senso che gli piace vedere gli showdown, gli piace giocare, gli piace capire se potrà migliorare, è capace di chiamarci con qualsiasi mano. Su questo turn pensiamo al range di villain, può avere mani come jack 2, 3-2, 4-2 certo, 5, asso 5 perché no, 5-6 sicuramente, altre combo magari slow playate, può addirittura avere combo di asso asso kk, jack jack in questa mano, non avrà mai combo di 10-10, non avrà mai jack 10 perché avrebbe chiamato solo, magari jack 10 pick, ma forse avrebbe addirittura avuto coraggio flop. Pensiamo quindi al suo range di raise. Di questo range cosa battiamo noi? Forse jack 10 picche, però è già un po' forzata, qualcosina forse ancora sì, ma veramente 100 e rotte combo battono noi contro questo giocatore. Mini raise turn, possiamo pensare di chiamare perché comunque le odds sono 1-5, per cui tutto sommato Hero foldare forse è un po' eccessivo, ma noi non battiamo praticamente nulla del suo range, non possiamo giocare la nostra in questo spot. Villain sta giocando a carte scoperte, aveva qualcosa al flop, non abbastanza forte da raisare, al turn è migliorato, quindi se avesse anche una mano debole avrebbe una mano come forse bottom range, ma guardate che non credo, asso 6 magari a quadri forse, ma non credo neanche l'avrebbe risato un giocatore con questo profilo, avrebbe probabilmente chiamato solo, perché comunque la curiosità che gioca per loro, e loro se voi foldate loro sono pure tristi perché non vedranno neanche se arriva riuscirà o meno quel quadro. Se avete giocato con gli amici spesso, insomma, vi sarà capitato che il vostro avversario vi chiedesse, ok dai foldo, però mostrami cosa esce al river, fammi vedere cosa esce, ti pago qualcosa se mi mostri qua, foldo se mi mostri la mano, perché la curiosità è la loro emozione, no? E loro giocano le loro carte a livello di pensiero 1, quando si spostano, e quindi pensano, diciamo, cos'è in mano, quando si spostano da questo livello e si mettono a 1.5, ci fanno una mano specifica. In questo spot, se ci fanno qualcosa, ci fanno una coppia o una mano come asso jack, cioè come minimo una top pair, e quando ci resano sono convinti di battere la nostra top pair e non mentono mai. Non dico che sia facile foldare mani così, tecnicamente non è errore, se noi pensiamo al nostro range di difesa in questo spot è naturale
avere qualche combo. Noi qua possiamo avere delle combo di 4-4, di 3-3, di jack-jack, ma poi il nostro value si ferma lì, perché 5-6 non ce l'abbiamo, possiamo avere asso 5 probabilmente solo picche, forse solo quadri, certo, sì, un paio di combo ci sono. E poi iniziano ad arrivare le combo di overpair, quindi in realtà sono poche combo nel nostro range, e naturalmente avrebbe senso difenderle, ma dobbiamo giocare il nostro avversario, non le nostre. Foldare turn esagerato, vedetela come volete, ma iniziate a ragionare sul range del nostro avversario prima di ragionare sulle nostre carte. Vediamoci velocemente queste ultime mani, dai, arriviamo fino a asso jack, perché poi devo decisamente pensare di mangiare se voglio sopravvivere oggi. In questo spot io probabilmente nel lato tilt, mi aveva accennato che c'è stato un minimo di tilt. Trivettiamo questo giocatore che folda 61 pre, 65 post, 70 nei single raised. Può anche avere senso avere un range, diciamo, un po' sbilanciato di 3-bet preflop. Qui abbiamo preso un connectors blockers con un fish passivo da BB, probabilmente un po' eccessivo tribettare, ma possiamo anche avere qualcosa in mente più che qualcosa in mano. Comunque villain forbetta, ed è un giocatore che forbetta molto poco, cioè forbetta 2-2.5, è anche abbastanza per questo stake, ma è comunque per sostanzialmente value, e dubito fortemente che Duff sia un giocatore che si adatta molto bene al gioco e zappo. Comunque qui addirittura mini 5 mettiamo push call, va bene, non dico che dobbiamo foldare 50 cent su questo piatto, ma come cappero abbiamo fatto ad arrivare a una situazione del genere con 8-6, me lo chiedo. Fra l'altro, va bene, a K addirittura potevamo quasi vincere, ma chiaramente qua abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Andiamo a vederci questo asso jack e poi magari chiudiamo questa prima parte del filmato. Nella seconda parte vediamo le ultime mani, cerchiamo di ragionare su qualche consiglio che possiamo dare al nostro hero. Comunque qua apriamo standard con una size anche abbastanza bassa, forse visto i due fish che ci sono potremmo anche voler aprire qualcosa di più. Bettiamo su questo board, mini raise flop, ci bet il giocatore 70-10, 40% di fold, uno di aggressor factor, super attenzione a queste cose. Forbettiamo, tribettiamo, call, pam, shamala, yapush, addirittura vai jack al river tack, siamo morti. Si scherzo sopra, so che dal punto di vista di Hero queste mani c'è poco da ridere, ma in realtà in futuro riderai anche tu, mio caro Mr. Crab, di queste mani, nel senso che avrai un'esperienza tale che dirai, ma guarda all'epoca cosa ho fatto al No Limit 2, cosa pensavo in quel momento, mi sembrava un gran problema, un momento difficile della mia carriera, per così dire. Una volta superato tutto ciò che vediamo indietro sembra una cosa molto facile, molto banale. Quando torneremo al 25 non vedremo l'ora di passare al 50, il No Limit 10 ci sembrerà una barzelletta, e magari anche solo farsi la nostra sessione for fun per il morale, quella del weekend, piuttosto non la faremo perché ci sentiremo sminuiti a giocare a quello stake. È lo stesso discorso che farei fra un po' quando level upperà in questo spot, però anche in questo spot abbiamo assolutamente overplayato il nostro range. Direi che concludiamo qua la prima parte di questo filmato, ci restano abbastanza mani da vedere nella prossima in realtà, però meglio farlo dopo perché sono le 2:15, devo ancora mangiare ed ho altre read da fare, un coaching pomeridiano, per cui avete capito come sono preso, mi scuso se sto facendo poco materiale per YouTube, ma cercherò di farmi perdonare magari fingendomi malatissimo, e per me malatissimo è 37 di febbre, una settimana giusto per produrre filmati a gogo e iniziare a metterli più spesso. Non è vero, non sono capace di mentire fuori dai tavoli, per cui non lo farei mai, a meno che non sia seduto a un tavolo, in tal caso potrei mentire a chiunque. Va bene, su questa stupidaggine direi che vi saluto, il video di oggi si conclude qui, ci vediamo nel prossimo video, per oggi è tutto e un saluto da Lord Kane, ciao ciao!